Ciao ragazze, bentornate sul canale e benvenute in un nuovo video. Oggi parleremo di scarpe, in particolar modo delle scarpe di tendenza per quanto riguarda quest'estate 2020 e quindi quali sono secondo me quei modelli su cui vale la pena investire e avere nella scarpiera, e vi farò vedere anche come indossarli. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e a lasciarmi un pollice in su di supporto per farmi capire che questo video vi è piaciuto e vi è stato utile. Partiamo da un paio di scarpe casual passepartout che potete utilizzare tranquillamente nel quotidiano e mi sento assolutamente di consigliarvi le Superga Platform. Quest'anno le hanno lanciate con la scritta, quindi diciamo sono un po' diverse rispetto al solito. Io ho quelle con la para in paglia, se vi ricordate, e le ho sfruttate veramente fino all'inverosimile. Ce l'ho da aprile 2018 e davvero credo che siano il paio di scarpe che ho indossato di più in assoluto, perché davvero sono comodissime, stanno bene sotto a tutto, e queste le trovo super particolari. Le trovate sia così con la scritta in grigio che con la scritta in nero. Ovviamente io le ho scelte così perché le trovo sicuramente più abbinabili al resto del mio guardaroba e anche un po' più neutre rispetto alle altre, dove lo stacco si vede maggiormente, però per il resto sono entrambe secondo me molto molto validi come modelli, quindi non posso che non consigliarveli. Tra l'altro adesso, se siete fortunate, le troverete anche in sconto. Come indossarle? Queste le trovo benissimo con outfit super casual, sportivi, ma anche sotto vestitini maxi e mini, perché vi regalano anche qualche centimetro in più, soprattutto se non siete particolarmente alte come me. Sarà un cliché, ma l'estate è sinonimo di espadrillas e quest'anno il modello che dovete avere è questo qui, ovvero con una para intermedia. Io l'ho scelta così, ma in realtà ci sono anche leggermente più alte e aperte davanti, quindi questa è la nuova particolarità, e devo dire che le trovo molto molto comode e allo stesso tempo anche carine, perché vi si vede qui lo smalto sulle unghie, quindi molto chic. E io le ho scelte allacciate alla caviglia, quindi in stile alla schiava, però volendo trovate anche le classiche con il cinturino alla caviglia, che comunque sono anche più raffinate. Queste sicuramente sono un po' più bohemian gypsy. Le ho scelte nere perché comunque non ne avevo un paio di questa colorazione e la trovo molto elegante per l'estate. Queste qui in particolar modo, se vi piacciono, le trovate da Globo, ma in realtà sono un modello facilmente reperibile anche nei negozi asiatici e al mercato. Come indossarle? Allora, queste avendo i lacci alle caviglie preferisco metterle con gli shorts, le tutine o comunque con le minigonne. Sicuramente se siete più alte potete azzardare anche con una gonna midi o un vestito midi, altrimenti se non siete altissime come me, onestamente ve le sconsiglio. Infatti non mi piacciono nemmeno con i pantaloni e i jeans lunghi, però ovviamente in estate chi è che indossa i jeans lunghi? Io credo di non indossarli ormai da maggio. Altro modello da avere assolutamente sono le ciabattine, però ovviamente un modello super chic. Queste qui ricordano tantissimo le Oran di Hermès, che costano davvero una fucilata. Queste sono molto molto più economiche, diciamo che sono un modello inspired in vera pelle, le ho scelte color cuoio e le trovo bellissime, oltre ad essere veramente tanto tanto comode. Le ho trovate su una pagina Instagram così per caso e me ne sono subito innamorata, anche perché era da tantissimo che le cercavo all'incirca un anno, però non trovavo nessun modello che secondo me fosse all'altezza dell'originale, e queste ci vanno molto molto vicino. Magari se siete interessate vi lascio il link della pagina o comunque del sito giù nell'info box. Comunque ve le ho fatte vedere anche su Instagram, vi ho taggato la pagina, quindi se nel caso non mi seguite lì, visto che ve le avevo già mostrate, potete vedere tutto giù nell'info box. Come indossarle? Allora, io queste le vedo benissimo con un vestitino in pizzo San Gallo, tipo quello lì di motivi che ho preso ultimamente un po' da principessa, però secondo me stanno bene anche con i pantaloni lunghi, con le gonne, con gli shorts. Sono comunque casual ma non troppo, quindi diciamo che questo può essere un buon investimento. Non vi ho detto che le ho pagate 25 euro e che sono disponibili sia in bianco che in nero.
Se magari siete interessate a vedere un video specifico dedicato dove vi faccio vedere come indossarle con svariati look, quindi non solo ad esempio con il classico vestitino in pizzo San Gallo, fatemelo sapere giù nei commenti, così magari ecco mi organizzo per registrare qualche idea outfit carina che potete sfruttare quest'estate. Ormai già da un paio d'anni è stata rilanciata la moda del sandalo con il mezzo tacco, che non viene più associata alla scarpa da signora o comunque alla scarpa della nonna. Io personalmente adoro i sandali con il mezzo tacco e li ho praticamente sostituiti ai sandali proprio con il tacco a spillo, che onestamente li trovo poco comodi e soprattutto per quanto riguarda il mio stile di vita poco indossabili, e quindi la mia scelta è ricaduta su questi qui, super di tendenza questa stagione, perché non è il classico sandaletto con il mezzo tacco, ma è quello allacciato, quindi con tutti questi lacci intrecciati, super belli, cioè io li adoro, sono stupendi, richiamano un po' gli anni 80 questi. Tra l'altro anche mia mamma ne aveva un paio similissimi sul nero, molto belli, però purtroppo non ce li aveva più, altrimenti me li sarei già arraffati. Allora, questi sono alla schiava, quindi potete indossarli proprio su tutto il polpaccio, oppure tranquillamente alla caviglia come faccio io, che secondo me risultano anche un po' più eleganti. Come abbinarli? Questi li vedo benissimo con tutti i vestitini svolazzanti, floreali, corti, midi, con le minigonne, con gli shorts, con le tutine. Stanno molto bene anche allacciati ai jeans slouchy, che diciamo era un trend che si è visto molto la scorsa primavera, quindi la primavera appena passata. Però onestamente su di me non li amo tantissimo, magari vi lascio qui qualche foto come inspo. E niente, sono davvero stupendi. Questi io li ho pagati, non mi ricordo, mi sembra 15 o 20 euro, e li ho presi in un negozio asiatico, però li trovate praticamente identici da H&M e venivano 30 euro, però dato sì che non erano disponibili nel negozio fisico e che online sono già sold out, mi sono dovuta accontentare di questi, che devo dire sono anche abbastanza comodi, come qualità è media, ecco, non sono in vera pelle, però non è nemmeno quella plastica brutta che ti cuoce i piedi. E come ultimo paio vi mostro un cliché, ovvero gli infradito gioiello rasoterra. Questi qui sono un classico che dovete avere assolutamente nella scarpiera, e una volta acquistate un paio di buona qualità vi dureranno veramente sempre, per anni e anni, quindi vi consiglio di scegliere il modello giusto e la colorazione adatta a voi. Io ho scelto questa qui sull'argento perché, non abbronzandomi tantissimo in estate, sicuramente mi dona di più rispetto al bronzo o al dorato. Questi erano di motivi, li avevo presi l'anno scorso, non li ho indossati tantissimo perché io preferisco abbinare soprattutto con gonne e vestiti midi o maxi, non mi piacciono abbinati su shorts o comunque vestitini corti, perché trovo che slancino troppo la gamba. Quindi se siete un po' più robuste e in carne di me, sicuramente vi li consiglio abbinati in quel modo, altrimenti se avete il mio stesso fisico ve li consiglio solo con buoni vestiti lunghi, perché sicuramente rendono molto di più e soprattutto danno molta luce e molta attenzione al piede, quindi in quel caso vi consiglio sempre di avere maggiore attenzione per la vostra pedicure e per curare al meglio i vostri piedi, soprattutto in questa stagione in cui abbiamo sempre i piedi allo scoperto. Queste erano quindi le 5 paia di scarpe su cui secondo me vale la pena investire e avere nella scarpiera per quest'estate 2020. Spero che vi siano piaciute anche le proposte outfit, fatemelo sapere giù nei commenti. Io come sempre vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo qui presto con un nuovo video. Ciao!